Sulla spiaggia di Jesolo, un concerto lirico con le arie di Giacomo Puccini organizzato per l'inclusione sociale, un progetto che ha visto coinvolti l'ospedale e l'ULS 4 assieme al Comitato Melograno. Stefania Bolzan. Un format nuovo che era quasi una scommessa, un concerto lirico per l'inclusione sociale. E la scommessa alla fine è stata vinta da Daniele Furlan e dal suo comitato Melograno, organizzatori di un evento che ha trovato spazio a Jesolo nella spiaggia di Nemo, il tratto di arenile più inclusivo d'Italia, che l'ULS 4 del Veneto Orientale da 4 anni dedica alle persone con disabilità motorie, che in questo spazio trovano un'accoglienza ad hoc e mezzi per vivere appieno la spiaggia e il mare. La musica è uno strumento di inclusione sociale perché è un linguaggio universale, un linguaggio che unisce, è l'esperanto dei popoli, come dico io. Quindi nulla è più inclusivo. 2 ore di musica davanti a una platea di 500 persone, sul palco 10 grandi cantanti lirici provenienti da Italia, Corea e Venezuela, che hanno intonato le più celebri arie di Puccini e Bernstein, accompagnati dal vivo dall'ensemble strumentale del Conservatorio di Novara. Una serata di gala iniziata con un brindisi sulla spiaggia dell'ospedale e poi proseguita sull'onda delle note del romanticismo pucciniano, tutta ispirata agli anni 20, periodo di nascita dell'ospedale di Jesolo come istituto marino elioterapico e periodo della maturità di Giacomo Puccini.